Ciao a tutti ragazzi, io sono Forem e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo affrontato gli infetti delle fogne, davvero uno scontro pauroso perché d'altronde non si vedeva niente perché era buio, aumentava un po' di difficoltà e adesso siamo arrivati a questo punto. Abbiamo fatto un sacco di cose e praticamente ragazzi, io stavo ripensando a quella cosa che qua ci sono sia nastri che forbici. Io direi di farne uno di questo e di raccoglierne. Ecco, forse così è meglio. Perché così abbiamo anche il nostro bastone potenziato. Però adesso io dico di andare. Ok. Merda, un clicker. Cosa cazzo? L'ho beccato! Ce ne sono due qui, eh? Bel colpo. Morso. Non oggi. Tu? Non oggi. Non lo faccio, Ottimo. sinceramente. Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi schifosi. Però lo beccherei in faccia. Adesso, adesso! Prima che tu mi veda, no? Io lo stampavo prima. Perfetto. Ok. Vediamoci in giro per vedere se c'è qualcosa che ci può interessare. Senza che poi dobbia ritornare indietro, eh. Ecco qua. Perfetto, non mi ha visto, incredibile. Ok, tutto al massimo. Oltre non posso andare. No, sinceramente ancora non lo faccio. Merda! Qui non c'è un cazzo! Perfetto! Ragazzi, sarà girato. Però poi l'ho preso alla sprovvista. Incredibile. Ecco, fai compagnia un po' al clicker che si sente un po' solo. Ecco. Ok ragazzi, ora che si fa? Ah, ce ne sono altri, ce ne sono altri. Altri due, incredibile. No. Tu non mi vedi, è chiaro. Ah ragazzi, qua potevo utilizzare benissimo l'arco, ma sinceramente non ci tenevo. No, merda, sta così per beccarmi. Ah sì? Grande! No, adesso me la spieghi, perché non ho utilizzato l'attacco finale e mi ha sprecato sia quell'attacco mortale e un colpo di bastone. Me lo puoi spiegare, per favore? No, no. Ma qui c'è una scala. Dove la metto? Lì non ci posso andare là. Ah, ok, di là. Ok, che stupido che sono. Mi sono fatto tipo un giro per tutta la stanza e mica trovo qualcosa. Ok. Cazzo. No. Così non moriremo, è chiaro. Oh, finalmente. No, potevi rialzarti. Cosa facevi? Respirabile, ok, però alzati. Merda. Ok, siamo fregati. Che è successo? Ellie? Merda. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora che vomito. sorpresa. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No!
Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Testardo, Joel, eh? Bastardo, adesso che non fai più il duro, eh? Ok, ragazzi, saliamo. Sempre se non c'è qualcun altro a darci delle botte. Ok, non sembrerebbe esserci nessuno. Quindi, Ellie? Io sinceramente lo dico ad Ellie. Grazie per aver ucciso la fate del culo. Ma Joel è... come dire... Ah, ok, come è dove eravamo l'altra volta che l'ho visto che... Volevo metterci la scala, ma non c'era niente da aggrapparsi, quindi... Ma si può andare di là, sì? Come l'altra volta sulle aspetta, scale, okay. Esatto. Certo, Joel. Non vado da nessuna parte. Bravo. Lo sapevo io. Ok. Lì c'è un fumetto grande. Accrescimento. Però deve essere interessante questi giornaletti che sta leggendo Ellie, eh. Sono interessanti. Ah, ok, perfetto. No, thank you. Ok, tornerei indietro perché... Oltre non possiamo andare. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcosa qui? No, nulla. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Ehi. Odio queste stronzate. Tu l'hai voluto. E ora... No, peccato. E ora ne paghi le conseguenze. Mi spiace. Hai maltrattato Ellie. E ora te lo meriti. Le sue risposte fredde. No, aspetta, alcol sono al massimo, anche bende. No, ma stavolta non la faccio, sinceramente. Oh! Piastrina, grande! Colby Reed. Bella, bella. Vabbè, qua non c'è niente, possiamo andare. Volevi fregarmi, eh? No, purtroppo no. Non possiamo fare nulla con quest'arma da... da caccia. Vabbè. Di qua. Oh. Armi corpo a corpo potenziate. Buono a sapersi. Ehi, dove ci troviamo qui? Bel posto. Girovaghiamo per il mondo per trovare... Non una sfera, ma... qualcosa. Infatti... Bende abbiamo al massimo. Queste sono bende alcol. Sì? Uno sfondo. La gente li usava per scattare fotoricordo. È vero. Sì, lo so che cos'è. Tipo, ti mettivi qua e... Un'altra volta. Allora, Ellie. Tipo così. C'è qualcosa che ti preoccupa? Bello. Volevo disobbedirti prima. Ci stavi mettendo un sacco e così ho pensato che ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio, è solo che... Non importa, Joel. Ah, sono finite per fortuna. Allora, ragazzi, mi sembra di aver capito il comportamento di Ellie. Fa così perché tiene a noi, tiene a Joel. Dal punto di vista suo, non vuole che lo perda. Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. E quella scala sotto non possiamo farla salire qui, no? Me l'avrei immaginato. Però non ho visto qui sopra. Non c'è niente neanche qui, incredibile. Forse il piano. Questo ci può aiutare. Ma posso suonare sul serio? Mi è scordato però. Qualcuno l'accorda.
Ok. Guarda, mi immagino quanto è pesante questo, Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Almeno ci proviamo, no? Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Hai la forza, eh? Andiamo. La posso risuonare sul serio, vabbè. Vabbè ragazzi, questo è il finale. Ah, che bello. Anche se non esce un bel suono, ma... non fa niente. Ok, andiamo a vedere pure qui cosa c'è. Bottiglia come al solito inutile. Niente, io mi guardo intorno e non c'è niente, ragazzi. Però vorrei vedere qua, perché sinceramente penso che ci sia qualcosa. E infatti, grandissimo. Meglio così. Non sono ancora tornati. Oh, mio orto. Non lo so, è un controllo. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile, ma contro dei ratti. Ratti? Era Daria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile, perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non c'è di che. Finalmente Joe è tornato. Stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti. Merda, hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Ragazzi, ora? Quello si sta avvicinando. Però lo preferirei... Deve essersi sbagliato. Dove silenziosamente. Sulla morte della squadra. Non posso immaginare che questi che uccidono tutta la squadra. Perfetto. Tocca a te ora. Ti ho visto. Stai fermo. Vieni qua. Perfetto. Ce ne sono altri due là. Grande. Ragazzi, a questo punto io utilizzerei l'arco, perché potrebbe essere una buona soluzione. Perché cos'è successo, ragazzi? Ovunque noi andavamo, trovavamo delle frecce che potevamo utilizzare. Benissimo. Tocca a te, amico mio.
Ma come ci godo, guarda. Ho una mira davvero pazzesca. Merda, non l'avevo visto quello. Quello è un cecchino. Se mi becca. Ah, che bello. Ragazzi, sinceramente è più bello uccidere persone o infetti, come volete voi. No, l'ho rotta, porca miseria. Uccidere persone o altre con la... Dov'è il morto? Dov'è? No, guarda che ho sprecato munizioni così, guarda, guarda. Guarda il bastardo. Merda, mica l'avevo visto quello. Ma non è... Dov'è? È morto. E dov'è finito? Voglio la mia freccia, almeno la mia freccia dammela. Laggiù, e io ho visto qualcosa. No, no. Non ho visto niente io. Merda, mi ho beccato. Scavalca, Cribbio. Bel lavoro, Ellie. Grande. È stata Ellie, sicuramente. Porca miseria, l'ho ucciso. Incredibile. Dov'è? Caspita. Ti ho visto, amico mio, ti ho visto. Come non faccio a vederti? A non vederti. Urlo in genere! Ah sì? Anch'io allora. Te la meriti. Ah, mi hai peccato. Dietro! Meno male che ho una buona vista anch'io, ragazzi. Vieni qua, bastardo. Troppi schifosi. Vabbè. Dov'è? Merda. Porca Scappa. Quello che vuoi. Ma scappa, vattene, vattene. Mori. Allora, 2 3, 4. Sono 4. Scavalca. Io cerco qua fuori. Ragazzi, cercate in strada. Merda. Quanti sono? Quanti? Diavolo sei. Dov'è il bastardo, Darò un'occhiata qui. Guardate in strada. Sì. Porca miseria, che dolore, questo l'ho sentito. Merda. Ecco, ora non abbiamo più possibilità. Quello è sparito sicuramente. Ma starà stando fermo. Infatti. Merda. Grande. È il mio primo headshot. Bene, scendi. Finiti? Sul serio? Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. E anche Ellie ha un'arma.
Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, ragazzi. L'importante è maneggiarla con cura. Non è un... Joel, giocattolo, no? Ok. Ok, ragazzi. Prima di andare avanti, perché sicuramente io oltre quella parte non lo supero, perché volevo guardare questa zona. Oh. Nuova arma? No. Purtroppo non è una nuova arma, ma è la stessa. Ah, già. Devo andarmi a recuperare quella... la freccia là sopra. Perfetto, io ce l'ho adesso. E giusto mi faccio un giro per vedere se c'è qualcosa che sto mancando. Infatti. Ok, facciamo un po' di molotov. Perfetto. Bende. Infatti l'avevo visti qui. Cambiarmi per favore. Non c'è niente. Una porta col sangue. Guarda del sangue com'è bello. Cos'è? Le luci. Vabbè. Ok, ragazzi. Ho benissimo. Io lo scambio perché è più forte questo, che quello là aveva solo un solo colpo. E che cosa ci facciamo con un solo colpo? Niente, perfetto. Ok, di qua non ci ho visto proprio per niente. Ah, ma è qui è dove siamo... abbiamo attaccato la guardia, quello col cecchino. La freccia! Ma che fortuna! Ma io ancora non mi chiedo perché... dov'è quel maledetto... quell'altra freccia che ho sprecato per uccidere quell'altro, ma non lo so. Perfetto. Già vedo alcune frecce... preziosissime. Nient'altro, ma io controllo per vedere se c'è qualcos'altro... di interessante, ma anziché... trovare cose inutili, sto trovando cose importanti. Ok, Ellie sta andando di là, come se niente fosse. E io la seguo. Ragazzi, sinceramente questo era pieno di... che c'è? Sì, penso di sì. Oh, venga a vedere, non ho visto niente. Però, per sicurezza, andiamo. Io ho esplorato tutto, quindi non dovrei dimenticarmi nulla. Anche se qui c'era un morto con una freccia mia, di mia proprietà. Solo che è sparito. Ok, si va di là, perfetto. Gnam gnam gnam. No, sinceramente non me ne mangerei proprio, proprio neanche morto. Però se fossi in situazione dovrei e potrei, perché non voglio morire di fame. Ok. Ok, abbiamo trovato 25 di ingranaggi. Io sono a posto così, quindi possiamo andare. Fai la tua parte, Ellie. Vado. Stavo dicendo, ragazzi, che questa parte è stata davvero piena di cacciatori. Ah, e ora? Ok, lo faccio. Ah, bella idea. Okay. E ci possiamo noi? Bella pensata. Ma, infatti. Posso prenderlo sul serio? Aiutami ad aprirla. Ecco. Che cazzo sei, Ellie Hulk? Vabbè, io scavalco perché qua non si può passare. Alcol. Bende al massimo. Incredibile, davvero? No, infatti solo l'alcol ci manca. Dicevo che questa parte era piena di cacciatori. E per essere rimasti... lì ci sono ingranaggi. E per essere rimasti, diciamo... non illesi. Però di... porca madonna. Vabbè, prima facciamo qua. E poi... oh, finalmente. Siamo rimasti, di come dire, vivi, senza morire nemmeno una volta. Incredibile. Chi l'avrebbe mai scommesso? Pillole. E banco da lavoro. Benissimo. Vediamo cosa abbiamo. Esatto. Allora, io penserei bene su quello che dovrei fare, anche se qua mi dice poche cose. Caspita. Allora, facciamo così, facciamo...
Facciamo velocità di ricarica. E facciamo velocità di fuoco. Così abbiamo fatto il tutto. Dovrebbe reggere. Sì, penso di aver fatto la cosa giusta. Anche, voglio vedere. No, porca miseria, ce ne mancano 20. Porca miseria. Oscillazione arma è pure buona, ma la farei anche dopo. Oh, merda. Giù, giù. Merda. Proprio alla spina alzata. Andate toste, eh? È già amico. Ma non stuprate, per favore. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. Lo so, è solo... Cavolo. Che morte brutta, ragazzi. Cerchiamo di arrivare al ponte. Ok. Mi sa che più andiamo avanti e più si fa più difficile la questione. Almeno noi ce la caviamo bene. Beh, ragazzi, con tutte queste armi come facciamo a non sopravvivere? A parte gli scherzi. Ah, quindi qua c'è bloccato. Beh, almeno hanno finalmente ucciso. Porca miseria! Ero sicuro che avessero lasciato la città. Mo. Dobbiamo solo trovare la fottuta coppia dei picchi. Raga, mo. Spero che ci fosse. Mi metto qua dietro, non lo so, raga. Come cazzo hanno fatto a eliminare l'intera squadra laggiù? Continuiamo a cercare. Voglio sistemare questa cosa prima del tramonto. Adesso? Porca put... No, per quando mi stava per beccare. Parlano, almeno hanno paura di noi. Tieni però, comunque ragazzi, gli occhi aperti. Idea. Volevo dire... È meglio. Ce la rischiamo. Era... Ok. Allora, dove stanno andando? Allora, quello sta stando fermo. Quindi... Ah... È una trappola. Se andiamo di qui, quello ci picchia e quello ci spara. No, ragazzi, allora no. Scappiamo e basta. E quindi, ragazzi, hanno paura di noi. Una bella cosa per essere i più forti di un gioco, eh. Masso grande. Sei un grande masso. Ok, non ci sta stando niente qui. Incredibile. Nessun cassetto da aprire né niente. Incredibile. Chi l'avrebbe mai immaginato? E invece... Attacco finale. Sbrigati, Joel. Sì, stavo leggendo, scusa. Mo' ho finito di leggere. Grande. E ora? Dove si va? Di qua ci sono stato? A quanto pare no. Ma che sto facendo? Ok. Ok, ci deve essere qualcosa qui perché se c'è uno spazio... non c'è niente. Chi l'avrebbe detto? Con la squadra del lato est. Cazzo? Non hanno visto un cazzo. E Market Street? Sì, stanno passando di lì proprio ora. Magari li faranno uscire. Aspetta. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. No, che cos'è? Qualche parte dovranno uscire. Che, mi hai visto? No. Sarà il tuo giorno fortunato. Io vedo la porta e... ci salgo proprio come se non ci fosse nessuno. Mamma mia. Ci è mancato poco. Porca! È qui, è qui. Svelto. No, svelto il... No, no, no.
Porca puttana, hai visto? Occhi aperti! Io non ho visto niente. Sì, sì, vieni a vedere. Lui sta fermo? No. Ok, ne manca uno. Ne manca uno. E io andrei. Ora. E di spalle. E culo. Che culo. Ragazzi, che culo, incredibile. Voglio vederti in faccia, è chiaro? Anche se è una maschera, ma non fa niente. Dettagli. Al massimo, davvero. È vero. Io lo sapevo che qua c'era qualcosa. Attacco della folla 10 ottobre. Beh, purtroppo capita, amico mio. Di qua non ci sono stato. Sopra non si ci può neanche passare. Bello, davvero bello. Joy. C'è il tizio dal primo piano. Lo vedi? No. Non farmi vedere il culo di Joel, però, Ehi, hey, hai sentito che li hanno finalmente beccati? Merda. Sono il tipo e la ragazzina, giusto? 4. Sì, loro. E chiunque fosse su quel pick-up. Gran casino. Ok. Ehi, no. Per quanto tempo dobbiamo stare qui a farci le pippe? Non lo so. Forza, controlliamo con i ragazzi in fondo alla strada. Ok. Quello è un problema. Lui. Quindi se mi muovo, Porca. Raga, no vabbè. Questo qui è stato un colpo da maestro. Vi spiego perché. Che è successo, ragazzi? Praticamente io ho sparato la freccia. È come se fosse andato. Tutto a posto, amico. Non è tutto a posto, è chiaro. Siete morto. È tipo come se l'ho colpito. È come se si fosse nascosto. Anche se io non ho fatto niente. Grande, grande, grande. Ce ne mancano due. E io sprecherei. No! Sprecherei l'ultima freccia. No. Non beccarmi però subito, Però soltanto quando quello là. Ecco, si è allontanato. Ora posso farlo. Non glitcharti. Morca miseria! No, raga. Questa è stata davvero una grande cosa. È impiccato, sul serio? È impiccato. È bellissimo. Ok, sono morti. Cavolo. Non ci credo, dai. Oh, cavolo. Stai scherzando. E ho perso anche la freccia. Incredibile. Cosa? Dov'è la freccia? Giusto, sì. Il fumetto. Lui sta bello così, sta bene, proprio. E porca miseria. Però è bello perché sta fermo. Non è che, tipo, si muove. Ok, il massimo è qui. Quindi me lo riprendo subito. Scendo. Porca miseria. Ma la freccia dov'è, raga? E vabbè. Vado a prendermela dall'altra parte. L'ho perso. Ok. Per scambiare, vabbè, sembra la stessa, quindi. La freccia è qui. E quindi adesso io andrei a vedere qua che cosa ci potrebbe essere. C'è niente, come al solito. Ah, un biglietto. Camion. Abbiamo finito. D'accordo. Wow. Che rumore bello che ha fatto però, Ok. Salute. Sempre ben accettata. Ho tutto al massimo, incredibile.
Ma è una volta che trovavo belle scorte a farmi compagnia. Attenzione qui, una volta che si può aprire col coltello, io lo faccio con piacere. Ci siamo. Ellie, io l'ho persa, sinceramente. Ah, perfetto, non l'ho più persa, l'ho ritrovato subito. 10. Ci siamo? No, altri 10. Wow. Allora, io ho tutto al massimo, incredibilmente. Ok. Ho perso anche degli ingranaggi, anche se non me ne sono accorto, ma... Ok. Ellie? Ehi, spingimi lassù. Ok. Mi raccomando, non farti male. Ok. Ecco fatto. Ok ragazzi, abbiamo concepito che Ellie è Hulk. Ok. Io salgo pure perché... Aspetta però. No vabbè. Raga, vi giuro che non lo sapevo. Ero andato giusto per vedere di qua, per vedere la sparatoria, ma ho trovato questi. Vi giuro che non lo sapevo. Però, morti per la libertà. Mi ricorda qualcosa. Ci siamo quasi. Cosa? Già. Ok ragazzi, io la parte la termino qui. Nella prossima parte vedremo oltre il ponte che cosa c'è. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, secondo commento, iscrivetevi al canale. Forem vi ringrazia e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.